13 Sabic nell'ultima partita, poi buona alzata di Maglietti per la tapina di Rasio. Qua c'è Lagbani, poi ci mette una mano Maglietti per intercettare il passaggio. Allora prova ad accelerare il numero 12, va fino in fondo, corregge poi Rasio per Maglietti, poi chiama calma e attacca fino in fondo per l'end one. Rasio versione play, prova ad attaccare Guaccio, si porta poi spalla a canestro e costa di Rasio. Si era trovato solo in mezzo all'area, fuori di tutto il passaggio. Piacenza intanto con la tripla di Elagbani, messa a segno, time out Fiorentuola. Rimbalzo di Bertocco, poi prova a correre, finta il passaggio, Mastroianni si prende la tripla, bersaglio per richiudere subito il gap e tornare su in mezz'angolo per Mastroianni. Prova a girarsi, poi trova il tiro in acrobazia, trova anche il canestro aiutato dal tabellone. E il gioco di Bertocco non va, ma trova il rimbalzo un po' fortunoso Sobiero, però è uscita dal campo. Allora poi riceve, trova il canestro perché c'è interferenza, fatto il pallone dietro, ma non si riesce a recuperarlo, poi sbaglia la scherza, poi riesce a trovare lo stesso il canestro. Palla messa nelle mani di Bertocco a giocare il pick and pop con Mastroianni. Ancora palla in mano di Bertocco con lo step back, canestro! Tricogna. Pensa alla tripla, poi Rasio, buona palla per Mastroianni, anche lui si era un attimo dimenticato. Per Mastroianni, attacca la linea di fondo, è la numero 11. Sì. Poi dentro trova un canestro. Io esplorato il gioco spalle per Rasio che va fare la via del canestro. Prova lo scarico per Biorazza, intercettato da Mastroianni. E allora Maglietti vuole andare fino in fondo, lo scarico per Cricogna, si prende la tripla da casa sua e la mano per la Becker. Rasio riceve, controllo difficoltoso con una mano, si gira, pesca il fallo, prova il canestro, si è girato, blocco del numero 32, Bertocco ancora con il tiro, poi arresto e tiro da due dopo la finta per taglio. Savic prende il pallone, allora proprio Sobiero può andare fino in fondo. Gran giocata, gran giocata. 4 per poco da 3, Cricogna 2, Sobiero da 1, è comunque veramente grande, è veramente complesso da attaccare. Va bene che farsene, ora del pallone si va da Mastroianni, Sobiero prende il tiro da 3, non è la specialità della cazza. Signor William Bioras, complice un cattivo attacco di Piacenza con una palla persa, dall'altra parte risponde subito Martino Cricogna, attacca. Deve tirare Bertocco, si prende la tripla e la manda a bersaglio. Nicola Bertocco, gli attacchi di Fiorentuola, perché la coperta in difesa è corta, poi intanto Bertocco attacca il ferro. Si è salvato comunque con l'infrazione di piedi, intanto lo stesso Bertocco a prendersi il tiro a tre punti. Libero Savic, poi lo scatto per Sobiero per l'end one di Mastroianni. E a 12 Mastroianni in posta da Rasio, si gira finta contro finta, riesce a trovare la via del canestro. Palla Maglietti che vuole attaccare fino in fondo, autostrada lasciata al numero 12. La Begri si conquista il secondo derby stagionale, 7-9-7-2.